l'altro l'hai tolta per Bertone, non è che l'hai tolta l'ultimo arrivato. L'hai voluto per sì, questa te tengo io. Okay. Diciamo di sì, che me lo sentivo fortemente. E il più pazzo è Luca che me l'ha lasciata tirare, però fortunatamente è andato bene e no, sono contentissimo e non vedo l'ora di andare a Trieste. Infatti volevi andare a Trieste. Volevo andare a Trieste ad ogni costo. Volevo andare a casa. sì, no, una partita che ci meritiamo perché da ormai da un po' di tempo che stiamo bene mentalmente e questo gruppo sta rispondendo a tutto e tutti. Secondo me ci siamo compattati veramente bene e credo che si veda veramente da fuori. Stiamo facendo qualcosa di indescrivibile, forse anche più indescrivibile l'anno scorso per le difficoltà che ci sono state quest'anno. E c'è merito di tutti veramente, da noi giocatori a staff, a Nicolò, a magazziniere Andrea, a team manager, non voglio dimenticarmi nessuno, veramente tutti. Cristian, assolutamente, tutti, veramente, anche i tifosi oggi ci hanno dato una grossa mano, perché qua sennò Lecco non fai questo tipo di partita. L'impressione da fuori proprio di una squadra che ha raggiunto un livello di maturità importante anche nella gestione dei momenti della partita, che era quello che è mancato per gran parte della stagione, ma è stato ritrovato forse il momento qui. Sì, dai, è venuto fuori il momento più importante, come hai detto te. E anche da dentro c'è questa sensazione qui che adesso è veramente difficile farci gol. Oggi sia da fuori che da dentro non ho mai avuto l'impressione che potessimo subire gol. E mentre avevo l'impressione che potessimo farlo da un momento all'altro, perché quando alziamo in giro il motore siamo fastidiosi. Ma è appena arrivato un messaggio intanto di sono emozionato, che il tuo grande fan che ti aveva chiesto il gol proprio pochi giorni fa, Daniele. Lo salutiamo tanto. Il gol, dai, il gol è una richiesta da 2 anni ormai di Dani, quindi... Questa volta sarà contento. Ha sognato stanotte che segnavi l'88esimo, non posso rivelare se non si fa. Ecco, questo veramente lo speriamo. Così è troppo. No, grande Dani, un grande abbraccio. A chi lo dedichi, Luca? Il gol lo dedico a mia nonna. Il gol è tutto per lei. Vorrei dedicarlo a questo grande gruppo, ma c'è una motivazione troppo forte, quindi è per lei. Il nome della nonna? Marisa. È appena scomparsa. È giusto. Conosci meglio di tutti l'ambiente di Trieste, le aspettative di quella piazza, che tipo di partita ti aspetti? È chiaro che tutte le pressioni saranno su di loro. Sì, tutte le pressioni saranno su di loro. Noi andremo là con il nostro solito modo di fare. Non abbiamo nulla da perdere, però ci teniamo a passare il turno assolutamente. Quindi andiamo là per fare la partita e per provare a vincere sicuramente. Obiettivo spostato ancora, come direbbe il mister, ogni volta si sposta l'obiettivo. Sì, poi adesso vengono le belle giornate, è bello vedere le partite, quindi ecco. Ci divertiamo tutti un po' di più, dai, speriamo di allungarla il più possibile. La Pro Patria non aveva mai superato negli ultimi anni il primo turno dei playoff, quindi un'ulteriore soddisfazione. Arriva forse una stagione più racombolesca. Più racombolesca sicuramente. Sì, assolutamente sì, no, ma il merito è di questi ragazzi qua. Ripeto, non solo i giocatori, di tutti quelli che fanno parte da Pro Patria, all'interno della famiglia Pro Patria, e non a caso vengono i risultati, c'è sempre un motivo, quindi fiero di far parte di questo gruppo, veramente. Grazie.